Attenta, Ste, a Ivano. Ma questo già lo sai. Ho paura di lui. Non mi fido. Stefania Rota, la badante di 62 anni trovata morta il 21 aprile scorso nella sua abitazione di Mapello, Bergamo, scriveva così nel suo diario. Era morta da più di 2 mesi. La donna, che si rivolgeva a se stessa con il diminutivo Ste, si metteva in guardia dal cugino di secondo grado Ivano Perico, detto Ivan, ex commerciante di birra. Quelle frasi si sono rivelate una terrificante profezia, perché nei giorni scorsi il cugino è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. Perico ha ammesso le sue responsabilità. L'arresto è stato disposto dal pubblico ministero Letizia Ruggeri, lo stesso giudice che ha incastrato l'assassino di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti, anche lui residente a Mapello. Le parole di Stefania, scritte sul suo diario trovato nella sua casa, sono state decisive per risolvere il caso. Risalgono all'11 febbraio scorso. Da quel momento in poi la donna non ha scritto più nulla. Per questo gli investigatori ritengono che la morte di Stefania sia avvenuta quel giorno. Questa ipotesi è stata confermata sia dai risultati dell'autopsia che dalle analisi sui tabulati telefonici. Stefania e suo cugino si sentivano quasi tutti i giorni. L'uomo viveva nella stessa palazzina della cugina, nell'appartamento sottostante. Condividevano la passione per le passeggiate e spesso uscivano insieme. L'ultima chiamata tra i due è avvenuta l'11 febbraio. Poi un silenzio improvviso. Per gli inquirenti non sarebbe un caso. Tra i due, quel giorno, sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale Perico avrebbe aggredito mortalmente Stefania. Prima colpendola più volte alla testa con un'arma ancora sconosciuta, poi strangolandola. La vittima ha riportato delle fratture al cranio, un ematoma al volto e una lesione alla cartilagine della tiroide nella parte anteriore del collo. Il corpo della donna è stato successivamente ritrovato sdraiato sul tappeto del soggiorno, dove era rimasto per 69 giorni. A trovarla è stato un altro cugino, che si era insospettito dalla sua lunga assenza. Inizialmente si pensava che Stefania fosse morta in seguito a un malore, una violenta caduta a terra e la conseguente ferita alla testa. La donna è stata trovata vestita, con addosso il cappotto e le scarpe. Tuttavia, in poco tempo, sono emersi molti elementi sospetti. Innanzitutto la casa era chiusa a chiave con 2 mandate. All'interno i carabinieri hanno scoperto che mancavano il cellulare e la borsa della vittima, oltre alle chiavi di casa. Un altro indizio importante è l'auto di Stefania, una Ford Fiesta che la donna lasciava sempre nel viale di casa. Dopo il ritrovamento del corpo, gli inquirenti si sono subito resi conto che l'auto non era nel parcheggio. La Ford era parcheggiata in un'altra area di sosta, a 200 metri da casa, davanti alla scuola del paese. Hanno detto gli altri cugini. Stefania utilizzava molto la sua auto. La vedevamo andare e venire tutti i giorni. Non avrebbe mai parcheggiato la sua macchina lontano da casa, dove poi è stata ritrovata. Ci si chiede se sia stata davvero lei a guidarla negli ultimi giorni. Gli investigatori hanno calcolato che l'auto era parcheggiata nella zona della scuola da metà febbraio, ma non sempre nello stesso posto, ha detto un vicino. Dai nostri balconi si vede bene il parcheggio davanti alla scuola. Abbiamo notato che la Fiesta veniva spostata soprattutto durante la notte, anche dopo la metà di febbraio. A usarla dopo la morte di Stefania sarebbe stato il cugino Ivano Perico. A incastrarlo è stato il sistema satellitare della macchina. Confrontando i dati registrati dal satellitare con quelli delle celle telefoniche agganciate dal cellulare di Perico, è stato possibile identificare lui come l'uomo misterioso responsabile di quei movimenti. Per gli inquirenti, il tracciato del satellitare è sovrapponibile alle celle telefoniche agganciate dal cellulare dal cugino mentre utilizzava l'autovettura di Stefania nei mesi successivi all'omicidio. L'uomo avrebbe cercato di depistare, fingendo che la donna prendesse regolarmente l'auto.
l'indagato si è premurato di spostare periodicamente il veicolo della vittima al fine di simulare il fatto che Stefania fosse ancora in vita. Dal giorno dell'omicidio avrebbe svuotato regolarmente la cassetta della posta di Stefania, come se a farlo fosse lei. A chi gli chiedeva dove fosse la donna, lui raccontava che era andata al mare in Liguria con una delle persone di cui si prendeva cura. Per questo nessun parente avrebbe sporto una denuncia di scomparsa. Perico avrebbe bruciato i suoi vestiti macchiati di sangue e gli oggetti che avrebbero potuto portare a lui. Tuttavia, il suo piano non ha retto. Troppi errori e troppe contraddizioni. Il fascicolo aperto in procura per omicidio ha portato al suo arresto. Quando i carabinieri lo hanno trasferito alla caserma di Ponte San Pietro, l'uomo avrebbe ammesso: «Sì, sono stato io». Ma perché lo avrebbe fatto? Qual è il movente dietro questo atroce delitto? Nessuna ipotesi può essere esclusa al momento. Dalle questioni economiche a quelle passionali. Stefania era una donna solitaria, molto schiva e riservata, ma gentile con tutti. Figlia unica, viveva da sola da quando i suoi genitori erano morti. Non si è mai sposata. Recentemente in paese si era diffusa la voce che frequentasse un uomo. Un vicino ha detto: «Qualche volta vedevo un'auto che veniva a prenderla e poi la riportava a casa la sera. Non sappiamo chi ci fosse al volante. Io poi la vedevo qualche pomeriggio quando andava a fare le passeggiate con il cugino che abita nella sua stessa villetta». Perico è sposato e ha una figlia di 17 anni. La moglie e la ragazza sono state interrogate e hanno detto di non aver mai avuto sospetti su di lui. Tuttavia, come è emerso dal diario, Stefania ne aveva paura, lo temeva e cercava di mettersi in guardia. Scriveva: «Non mi fido». Ma perché? Gli accertamenti sul cellulare dell'arrestato potrebbero fare chiarezza.